Siamo soddisfatti, insomma, per quanto riguarda non tanto il risultato, ma io direi il gioco sviluppato, perché avevo detto ai ragazzi, insomma, questo è il nostro primo impegno ufficiale. Fino ad oggi abbiamo un po' sofferto anche in qualche partita amichevole, ma sapevamo bene che i ragazzi, insomma, avevano lavorato alla grande. La tenuta atletica chiaramente fino a questa settimana era quella che era. Oggi ho visto innanzitutto una squadra molto brillante, a tratti spettacolare. E questo è il nostro gioco, è inutile. Noi purtroppo non siamo una squadra che chiaramente molto probabilmente in questa categoria è abituata a buttare palla. Noi dobbiamo giocare dal portiere, come avete visto, e finire con l'attaccante. Noi sappiamo bene qual è la nostra forza, sappiamo bene il gruppo che abbiamo costruito, è un mix giovani ed esperti che ci fa ben sperare. Per quanto riguarda il gol, purtroppo noi siamo una squadra, tu l'hai visto, siamo una squadra abbastanza tecnica. A volte ci troviamo a fare la fase offensiva, come è successo, uno sbaglio dovuto soprattutto al campo ci porta poi a dover recuperare velocemente quello che è magari da uno stato di possesso a uno stato di non possesso. Quindi chiaramente l'azione del gol si è sviluppata su una palla che ha fatto un movimento tutto strano sul campo e siamo stati costretti poi a quel punto andare subito a recuperare, da lì poi si è sviluppata tutta la situazione. Ma al di là di questo, ti ripeto, noi sappiamo i giovani che abbiamo, sappiamo la loro forza, siamo soddisfatti, li abbiamo selezionati, li abbiamo voluti con forza e sicuramente saranno il nostro punto di forza. Mister, vi vediamo sabato per il Massavellino, tutta la cittadinanza di San Nicola a venire qui allo stadio e gridare Forza San Nicola. Io ho vissuto delle emozioni forti nel calcio e tu sai bene. Inaugurare oggi a San Nicola dopo 7 anni con questo pubblico, con questi tifosi, con questi amici, è stata una cosa emozionantissima. Non ti nascondo che c'è stato un brivido. È chiaro che noi sappiamo che i tifosi da noi aspettano tanto e noi siamo pronti, siamo predisposti. Sicuramente daremo sempre il massimo per quello che sono le nostre chiaramente competenze. Ci auguriamo sempre ogni domenica di essere molto più folti e soprattutto, come abbiamo visto oggi, molte famiglie. Noi vogliamo le famiglie perché il calcio deve essere aggregazione generale, innanzitutto i bambini, innanzitutto le famiglie, innanzitutto i tifosi.